A Verona, seconda giornata di Let Expo, circa 70.000 finora gli accrediti, oggi 25.000 ingressi e focus sul mare. Guido Grimaldi, autostrade del mare elemento chiave per il risparmio energetico. Troppo pochi fino ad oggi gli investimenti sui porti, confido nel pragmatismo di questo governo. Il ministro Musumeci si collega con Nicola Porro all'Let Expo. Il piano del mare è pronto entro luglio 2024. Necessario rivedere i termini dei progetti del PNRR per i porti. Alis propulsore nel rapporto tra pubblico e privato. Video messaggio del ministro all'ambiente Pichetto Fratin all'Let Expo. La transizione del vostro settore è strategica ed è un perno per la crescita del paese. Il governo appoggerà i vostri progetti. Firmato un protocollo d'intesa tra Gruppo Grimaldi e la DSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, investimenti e prospettiva di creazione di migliaia di posti di lavoro. CDM riunito a Cutro, pugno duro contro gli scafisti, fino a 30 anni di carcere se responsabili della morte dei migranti. Domani 5 ministri si trasferiranno a Verona per Let Expo, previsti interventi di San Giuliano, Urso, Piantedosi, Sant'Anché e Locatelli. Buonasera e benvenuti a casa Alice, seconda giornata qui da Verona per Let Expo, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili che proseguirà fino all'11 marzo. Si sono da poco conclusi i lavori nei diversi padiglioni dove anche oggi sono stati innumerevoli le occasioni di incontro e confronto su tematiche come lo shipping a livello nazionale ed internazionale, la formazione e l'occupazione, ma anche su sostenibilità e digitalizzazione, passando per la semplificazione delle procedure. Ma andiamo con ordine. Di particolare rilievo oggi l'intervista del giornalista e conduttore di Rete 4 Nicola Porro al ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che ha annunciato l'avvio entro il prossimo anno del piano mare. Noi contiamo entro il mese di luglio, lavoreremo di buona lena, almeno due incontri settimanali con più soggetti e poi, dice la legge istitutiva del Ministero, entro il prossimo anno, entro il maggio del prossimo anno, una relazione sulla attività, sullo stato di attuazione del piano per il mare, che è un grande strumento di programmazione che mette assieme tutte le cose che non vanno, ma anche tutte le cose che vanno, tutte le cose che vanno risolte e tutte le cose che vanno migliorate. Noi come Italia possiamo giocare un ruolo davvero da protagonisti. Il cronoprogramma e la strategia delineata dal ministro Musumeci sulla risorsa mare sono stati particolarmente apprezzati dal presidente di Alis Guido Grimaldi. Il ministro Musumeci è una persona, in questo caso, del mare, perché comunque viene dalla Sicilia, quindi voi dire il mare c'è nel sangue. Sono contento che comunque questo ministero stia facendo capire e comprende la giornata del mare che sarà organizzata ad aprile. È sicuramente un momento molto importante per far comprendere quanto questo mare sia una risorsa, ricordando che comunque del PIL europeo passano oltre 160-170 miliardi all'anno e quindi quanto questo mare crei anche lavoro e occupazione. Viviamo nel mare, molti di noi vivono grazie al mare e dal mare sicuramente si può trovare la risposta per il futuro, sia in transizione ecologica, sostenibile ma anche sociale. Certamente da segnalare oggi anche il videomessaggio che il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha voluto inviare ad Alis per ribadire e sottolineare l'importanza della collaborazione con associazioni come Alis. Questo governo vi conferma sia l'impegno politico che gli stanziamenti per una transizione energetica ed ecologica del vostro settore, che consideriamo uno dei perni per la nostra crescita, per la crescita del Paese nei prossimi anni. Per questo ogni iniziativa, ogni idea, ogni progetto sono i benvenuti. E di transizione energetica ha parlato ai nostri microfoni anche il vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava. Ascoltiamo un estratto dell'intervista della nostra Benedetta Piscitelli. È evidente che noi abbiamo degli obiettivi sfidanti da raggiungere, che sono quelli delle emissioni zero al 2050, che sono quelli della decarbonizzazione, ma quello che diciamo da sempre va fatta con gradualità, accompagnando associazioni, imprese, cittadini,
e utilizzando la tecnologia che c'è per fare sviluppo sostenibile e quindi coniugare quella che è la tutela dell'ambiente allo sviluppo e all'economia del nostro paese che dobbiamo assolutamente mantenere e incrementare. Oggi ampio spazio anche al tema della formazione con un panel che si è tenuto proprio sul palco di Casa Alice, qui alle mie spalle, in cui è stata ancora una volta sottolineata l'importanza della sinergia tra imprese, istituzioni e territori per lo sviluppo occupazionale ed economico del nostro Paese. A tal proposito, ascoltiamo alcune dichiarazioni del sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon e del vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera Flavio Tosi. Alice fa incontrare domanda e offerta nel mondo del lavoro. Anche qui a Verona all'Etexpo si parlerà di prospettive future, proprio per questo ci sono tantissimi giovani. Quali sono le politiche attive in campo in questo fronte? Beh, credo tanto grazie a Alice perché sta facendo un grande lavoro, il lavoro di un'organizzazione datoriale che secondo me va oltre anche gli schemi tradizionali. Credo che la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, specialmente rafforzando gli ITS, sarà un elemento fondamentale. La logistica è un polo ormai attrattivo a 360 gradi, dobbiamo rafforzare questa funzione con incentivi per la preassunzione ma soprattutto formazione. Noi ci siamo sempre qualificati come Italia come forza di capitale diversa, più brava di tutti. Ecco, dobbiamo tornare a esserlo e dobbiamo formare i nostri giovani per poter andare sempre più avanti e sempre più veloci. Il punto è che ci vuole competitività per l'Italia a livello europeo e a livello globale. Ogni misura restrittiva, ogni transizione verso il green ha comunque dei costi, dei sovracosti che poi si scaricano anche sulle aziende e quindi chi governa il processo deve fare in modo che sia omogeneità, cioè a livello europeo tutti alla pari e l'Europa alla pari con il resto del mondo. Come già anticipato, anche in questa seconda giornata di LetExpo, i panel e i dibattiti sono stati moderati da illustri nomi del giornalismo italiano. Presenti oggi Nicola Porro e il giornalista di TGcom 24 Andrea Gianbruno, che al microfono di Benedetta Piscitelli hanno evidenziato l'importanza della formazione e di iniziative come le Academy protagoniste in questa quattro giorni di Verona per il futuro dei più giovani. La strada da percorrere è quella di avere un'alternativa rispetto alle politiche attive del lavoro pubblico che non funzionano. Ben vengano tutte queste accademie che non sono in concorrenza soltanto l'une con le altre, ma cercano di portare occupazione in aziende. Più delle volte pensiamo che i giovani siano lontani dalla collettività, in realtà i giovani sono loro il futuro, il problema è che dovremmo coinvolgerli maggiormente, spiegar loro effettivamente quello che è il problema, anche perché poi in realtà c'è poco da spiegare, più delle volte sono loro che capiscono molto più degli altri. Tra i temi oggi al centro del confronto anche la portualità. Ascoltiamo in merito le voci di due protagonisti dello scenario nazionale ed internazionale, Ugo Patroni Griffi, a capo della DSP del Mare Adriatico Meridionale e il presidente dell'Expo Zeno, D'Agostino, che hanno parlato di opportunità di sviluppo e della necessità di puntare sulla collaborazione istituzionale per una crescita sempre maggiore. Se vogliamo affrontare questa sfida abbiamo bisogno di spazio. Lo spazio è la componente più importante, anche perché va detto che a prescindere da quello che si può pensare, il problema del rapporto porto-città è un problema di tutta la portualità europea. Certo. I porti stanno all'interno delle situazioni urbane, anche perché hanno un vantaggio dal rapporto con la città. È il momento di confrontarci, peraltro è anche il momento di sfruttare tutte le sinergie possibili, cioè noi abbiamo un limite che è rappresentato dalla finitezza, quindi dalla limitazione delle risorse, non parlo solo delle risorse economiche che già sono importanti, ma parlo anche delle risorse umane. Però facendo squadra, creando e sfruttando tutte le reti possibili, sia fra il pubblico ma sia anche nel partenariato pubblico-privato, possiamo fare dei progressi significativi.
E la portualità, con particolare riferimento allo scalo di Gioia Tauro, è stata anche al centro di un importante accordo di programma siglato oggi all'Etexpo tra il gruppo Grimaldi e l'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio. Di cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto al Commercial Logistics and Operation Director di Grimaldi Group, Costantino Baldissara. Un importante accordo che prevede l'estensione del terminal da 300.000 a circa 450, a 750.000 metri quadrati nei prossimi anni. È importantissimo questo accordo perché permetterà a Gioia Tauro di diventare la porta d'ingresso per il trasporto delle autovetture in Europa. Quindi da lì poi organizzeremo treni e la distribuzione di autovetture di marca estera verso i paesi del centro Europa. Per testimoniare la strategicità del comparto logistico anche in ambito militare, questa seconda edizione di Letexpo ospita importanti aree espositive dello Stato Maggiore della Difesa, con una presenza significativa di mezzi dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri. Domani invece ci attende una giornata ancora più ricca di eventi importanti, prevista la presenza di ben 5 ministri, a partire dall'intervento del titolare del Ministero della Cultura, Gennaro San Giuliano, per poi proseguire con Adolfo Urso, Alessandra Locatelli, Matteo Piantedosi e Daniela Santanchè, senza dimenticare la tu per tu di Veronica Gentili a Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del gruppo Grimaldi e presidente dell'International Chamber of Shipping. Vediamo ora brevemente le altre principali notizie della giornata e partiamo da una notizia dell'ultima ora. Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Umbria poco dopo le 16. Il sisma di magnitudo 4.5 è stato distintamente avvertito nella provincia di Perugia con epicentro localizzato a Umbertide. Veniamo alla politica interna. Si è tenuto nel pomeriggio a Cutro il Consiglio dei Ministri sulle migrazioni, convocato in provincia di Crotone dopo il naufragio dello scorso 26 febbraio che ha provocato almeno 72 vittime. Sul tavolo un decreto flussi triennale, pene più severe per i trafficanti e una semplificazione delle procedure per chi vuole entrare legalmente in Italia. Per chiudere con le polemiche e dare un segnale concreto che per l'esecutivo è una priorità, un dovere morale, quello di evitare altre tragedie del mare come quella di 10 giorni fa davanti alle coste calabresi, Giorgia Meloni ha scelto di metterci la faccia e portare tutto il governo a Cutro. Il premier punta tutto sulla stretta sui trafficanti, mentre in parallelo porta avanti la partita con l'Europa, sulla quale sembra poter contare su un alleato inedito, l'olandese Mark Rutte, che si dice pronto ad agire in tandem con la collega italiana. Tanto da preparare anche un viaggio in Africa insieme. E dopo la strage avvenuta nei giorni scorsi davanti alle coste calabresi, continua l'allarmante emergenza migranti, raffica di sbarchi. Nella notte a Lampedusa più di 800 i profughi sbarcati sull'isola, ieri quasi 500 invece i soccorsi. In sole 24 ore sono stati oltre 1100 i profughi sbarcati, compresi minorenni e donne, con l'hotspot di Contrada Imbriacola nuovamente al collasso. Il governo è intanto al lavoro anche su un altro importante fronte, la riforma fiscale. La legge delega, che dovrebbe arrivare già la prossima settimana in Consiglio dei Ministri, sarà strutturata in 4 parti con 21 articoli. Fra i principi cardine, la riduzione dell'IRPEF a 3 aliquote e l'IRES, che invece si sdoppia, oltre al graduale superamento dell'IRAP e alla semplificazione dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso. Intanto il 2022 ha segnato un nuovo record per il contrasto all'evasione fiscale. L'attività di recupero messa in atto dall'amministrazione finanziaria ha riportato nelle casse dello Stato oltre 20 miliardi di euro, la cifra più alta di sempre. Sempre lo scorso anno inoltre è cresciuto il gettito spontaneo. I tributi amministrativi dall'Agenzia delle Entrate versati dai contribuenti sono aumentati dell'11% sul 2021. Mentre i rimborsi erogati a famiglie e imprese hanno sfiorato i 20 miliardi.
Al contempo continuano a crescere i pagamenti digitali, carte cellulari e smartwatch, gli strumenti preferiti dagli italiani che nel 2022 hanno fatto registrare un transito di 400 miliardi di euro, pari al 40% dei consumi. Non si arresta la corsa dei pagamenti digitali in Italia. Tra carte, smartphone, smartwatch e wallet, nel 2022 il valore del transato sfiora i 400 miliardi di euro, attestandosi al 40% dei consumi e segnando una crescita del 18% superiore al periodo pre-Covid. A rilevarlo è l'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, che evidenzia un netto cambio di tendenza del paese. Nonostante ciò, a fine dello scorso anno il nuovo governo ha adottato un approccio più titubante, innalzando a 5.000 euro il tetto dei pagamenti in contante, commenta Valeria Portale, direttore dell'osservatorio. Una strategia, dice, in contrasto con l'attuale percorso avviato per combattere l'evasione fiscale e migliorare processi e servizi. Nell'attuale scenario, Nexi, gruppo finanziario che fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale, chiude il 2022 con una crescita dei ricavi più 7,1% e un utile netto di 693,2 milioni. Snocciolando i dati dell'osservatorio si evince che agli italiani piace il POS e per lo shopping utilizzano sempre di più smartphone e smartwatch, con i quali sono arrivati a pagare nei negozi 16,3 miliardi di euro lo scorso anno, più 122% rispetto al 2021. Passiamo ora alle ultime notizie sulla crisi energetica. Mentre l'andamento del prezzo del gas ad Amsterdam prosegue al ribasso, scendendo sui 41 euro per megawattora, nel secondo trimestre di quest'anno le bollette della luce potrebbero segnare un ulteriore significativo calo di oltre il 20% per un risparmio annuo pari a 287 euro a famiglia. Sono queste le stime aggiornate dell'ARERA che confermano sull'elettrico il trend in discesa intercettato già in parte nel mese di dicembre. Momenti cruciali per l'Ucraina. Nella notte raid russi si sono abbattuti su Kiev, Kharkiv e Odessa. E mentre la centrale nucleare di Zaporizhia è rimasta senza energia elettrica dopo l'attacco, sembra sempre più vicina la caduta di Bakhmut, la fortezza del Donetsk, simbolo della resistenza ucraina. Di vertice in vertice gli avvertimenti sono sempre gli stessi. L'Ucraina sta vivendo settimane cruciali per l'esito della guerra. I russi spingono, apparentemente incuranti delle enormi perdite che stanno subendo, e mentre i mercenari della Wagner annunciano di aver conquistato la parte orientale di Bakhmut, la fortezza del Donetsk, a Stoccolma i ministri della difesa europei si incontrano per discutere come poter fornire a Kiev quel milione di munizioni d'artiglieria da 155 mm essenziali per reggere lo scontro da attrito. Anche il capo della NATO, Jens Stoltenberg, ha preso parte al consiglio informale, format inedito, e ha portato un messaggio non proprio conciliante: Bakhmut potrebbe cadere presto. Va detto che il segretario generale ha subito smorzato il colpo, sottolineando che la capitolazione della cittadina simbolo della resistenza ucraina nel Donbass non va letta come una svolta particolare nell'andamento del conflitto, benché il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vada dicendo il contrario, ma semmai un cupo reminder che la Russia non va sottovalutata. Morale: siano rinnovati gli sforzi per sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro il disegno neoimperiale del Cremlino. Il ministro della difesa ucraino Reznikov ha illustrato per l'ennesima volta le esigenze delle forze armate, ovvero sistemi antimissilistici, veicoli di fanteria da combattimento e altri carri armati come i Leopard, così da mettere in campo quel pugno di ferro necessario per la controffensiva. Ora una notizia dal cluster Alice. Il gruppo Grimaldi ha reso noto che dalla prossima settimana saranno riattivati i collegamenti RoRo tra Genova e Cagliari via Porto Torres. Nel dettaglio, la linea sarà attiva dal 14 marzo ed esclusivamente per il carico rotabile, mentre resta ancora da definire se con l'inizio della stagione estiva verrà riattivata anche la linea RoPax, aperta quindi al trasporto passeggeri che lo scorso anno operava dal Porto Ligure di Savona.
Spostiamoci ora al porto di Ravenna. Nel mese di gennaio la movimentazione merci complessiva dello scalo romagnolo è stata di quasi 2,2 milioni di tonnellate, dato in linea con lo stesso mese dell'anno precedente, con le merci rotabili in testa alla classifica degli incrementi. Con oltre 150.000 tonnellate, infatti, nel primo mese dell'anno il traffico RoRo ha segnato un aumento del 32,7% annuo. Continua inoltre anche la progressione positiva della linea Ravenna-Brindisi-Catania, che nel mese di gennaio ha registrato una crescita del 23,3%. Dal mare alla strada, un aumento mensile di 207 euro in due anni, pari a oltre l'11% sulla paga base, e una tantum da 400 euro a cui si affiancheranno 200 euro spendibili in welfare. Si è conclusa così la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro tra Stellantis e le organizzazioni sindacali, che nel biennio vigente interesserà più di 70.000 dipendenti. Era questa l'ultima notizia della giornata, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News, sempre qui da Verona per seguire la terza giornata di lavori di Letexpo 2023. Buon proseguimento di serata.